Matteo Talarico, oggitrading.it. Ben trovato Matteo, buon anno e grazie. Eccoci, buon anno anche a te, buon anno a tutti e tutto bene? Tutto bene, grazie. Allora, poco fa abbiamo parlato, abbiamo iniziato, ma abbiamo solo accarezzato l'argomento definendo quello che ha detto Powell ieri, che in qualche modo non dico che si sia rimangiato tutto perché sarebbe eccessivo, però insomma ha fatto una piccola marcia indietro rispetto all'atteggiamento così falco che aveva esternato insomma alla sua prima conferenza stampa nel secondo mandato Fed. Ieri ha tranquillizzato un po' i mercati, ospite precedente ha fatto il salto della quaglia, quindi tra Colomba primo mandato e Falco secondo mandato spunta fuori anche il salto della quaglia. Ti chiedo un commento su quanto riferito da Powell ieri e ovviamente anche un commento su cosa ti aspetti dall'inflazione del pomeriggio e dalla reazione eventuale del mercato, premesso, come diciamo sempre, che la sfera di cristallo ce l'hanno solamente due persone, Saruman e Gandalf, ai quali però non abbiamo il piacere di rivolgere la parola. Allora, la sfera di cristallo l'ho comprata anch'io, come ti ho detto. Ah no, è vero, mi ricordo, l'avete comprata anche voi, certo. Esatto, qualche volta funziona, qualche volta un po' meno, quindi meglio lasciarla a Gandalf, la sfera di cristallo. Ok. Comunque, per quanto riguarda Powell, la Fed, tutto quello che riguarda la politica monetaria, in questo momento abbiamo gli occhi ovviamente sull'America. Io credo che in ogni caso gli occhi saranno puntati sui dati che usciranno sia il mese prossimo sui payrolls sia quelli sull'inflazione. Chiaramente un Powell un pochino più accomodante sulla politica monetaria ha fatto bene ai mercati, e ricordiamo che l'obiettivo della Federal Reserve in questo momento è anche quello di non spaventare troppo i mercati finanziari per evitare dei crolli proprio sui mercati. Adesso secondo me dobbiamo capire bene come saranno questi dati. Un 6-8% mese scorso, 7% atteso, comunque evidenzierebbe ancora un rialzo, un'inflazione che sta andando a rialzo, come anche ha detto Powell, che si aspetta comunque un'inflazione che possa ancora andare a rialzo fino a metà di questo mese, se non dentro, fino a metà di questo anno, se non proprio fino a fine anno. Vedremo se sarà un dato superiore che conferma un rialzo o se sarà un dato simile o inferiore a quelli che sono le attese, potrebbe anche confermare quello che è magari un picco dell'inflazione, anche se le aspettative sono tutte per un'inflazione più alta. È chiaro che Powell cerca di essere più, come dicevo prima, accomodante, di addolcire un po' la situazione, però la situazione vera è che i tassi andranno rialzati in qualche modo, perché il mercato del lavoro sta migliorando, sta andando meglio, l'inflazione sta peggiorando, quindi in qualche modo la Federal Reserve dovrà cercare di combattere un po' questa situazione. Ovviamente pesano ancora le incertezze, per questo che Powell, io credo, sia stato anche accomodante ieri sulle nuove varianti di coronavirus, questa Omicron che sta facendo tanti contagi, però non credo che si vada ulteriormente su dei lockdown particolari, soprattutto in America. Però c'è sempre l'incognita pandemia che mette un po' un punto interrogativo su quella che è la politica monetaria. Tuttavia, credo che i rialzi dei tassi di interesse quest'anno si faranno, saranno almeno 3, magari non saranno così pesanti come alcuni si possono aspettare, potranno essere dei rialzi che porteranno i tassi intorno ai livelli dell'1%, quindi non parliamo di tassi ancora alti per quest'anno, secondo me. E ricordiamo come invece in controtendenza è un'intervista recente, è stata pubblicata in questi giorni, a Philip Lane, che è il capo economista dell'Eurotower, insomma, e quindi membro del consiglio direttivo della BCE, il quale ha detto: ragazzi, non siamo gli Stati Uniti, non siamo il Regno Unito, noi dell'Eurozona, noi della BCE abbiamo stimato un'inflazione nel vecchio continente che nel 2023-2024 non solo si riallinerà attorno ai 2 euro, ma anzi andrà sotto questo target, e quindi perché dovremmo rialzare i tassi se andiamo già, diciamo, all'interno del range che per noi è una crescita dell'inflazione virtuosa? Non andremo a fare altro che a tagliare le gambe, insomma, all'economia della BCE, e quindi per quanto ci riguarda noi nel 2022 staremo non con le braccia incrociate, perché qualcosa dovranno comunque fare, ma comunque sia, insomma, non sarà così falco come la Fed, così Philip Lane, che insomma era stato anche l'economista che aveva detto
detto a noi l'euro dollaro ci interessa e come, e fu una dichiarazione che in qualche modo generò una discreta volatilità nel lungo periodo sul cambio euro dollaro. A questo punto, Matteo, torno da te e ti chiedo, probabilmente ti sei già espresso in questo senso con Manuela qualche settimana fa, ma torno a chiederti, insomma, qual è la view tua di Oggi Trading per quanto riguarda magari questo inizio 2022, perché spingerci troppo in là può essere pericoloso e forse anche quasi inutile, dato che insomma sul mercato la famosa sfera serve a poco. Però in considerazione delle ultime di Powell, dell'inflazione che verrà fuori e della fine del 2021, insomma sarà un 2022 all'insegna del toro, dell'orso, delle obbligazioni, dell'azionario, tutto giù a Lehman Brothers, soldi sotto il cuscino, anzi sotto il materasso. Che dici? Allora, intanto, per commentare quello che dicevi tu sull'inflazione dell'area euro, sì, ricordiamo che gli anni precedenti abbiamo avuto un'inflazione sempre inferiore al 2%, anche parecchio inferiore al 2% in Europa, sono stati intorno all'1,6, 1,5%, di conseguenza un'inflazione anche un po' più alta non è che deve per forza far male all'Europa, e di conseguenza la BCE in questo momento non rialza i tassi anche per questo motivo qua. Sul cambio euro-dollaro questo potrebbe essere un po' un problema per il nostro euro, perché ovviamente una Fed che rialza i tassi, una BCE che li tiene a zero con la differenziale di tasso, il dollaro va a valutarsi sopra l'euro, di conseguenza può essere positivo un euro, diciamo, un pochino più, un euro dollaro più svalutato per le esportazioni e quant'altro. Vediamo un po' per le borse come sarà, perché ricordiamo che un dollaro forte solitamente per le borse è un segnale un po' di avversione al rischio, no? Come anche un oro un po' forte. Per il momento quello che ci possiamo aspettare, io credo, poi come dicevano sempre, è una cosa relativa, non abbiamo la sfera di cristallo, no? Una cosa abbastanza soggettiva che possiamo aspettarci tutti noi. È un mercato ancora in questa fase laterale rialzista, quindi non un mercato che non ci aspettiamo dei crolli. Ad esempio il Nasdaq oggi siamo 15.850, difficilmente si andrà sotto i 14.000. 14.000 vorrebbe dire che il mercato fa comunque già un, adesso a livello percentuale credo che sia un 20%, 10%, 20%, adesso ti dico subito, dai massi, anzi dal minimo che ha fatto 15.100 parliamo di un 7-8%. Non credo che in questo momento ci possa andare, soprattutto se vediamo l'S&P 500. L'S&P 500 è un mercato che sta tenendo molto bene, è un mercato che in questo momento è molto forte, perché contiene meno titoli tech rispetto al Nasdaq, titoli tech che ricordiamo potrebbero essere quelli più penalizzati in caso di rialzo dei tassi per il motivo di valutazioni dei bilanci soprattutto, e di aspettative di crescita anche, e di conseguenza ci aspettiamo ancora una fase abbastanza stabile, non di particolari crolli, non magari di salite come abbiamo visto soprattutto nel 2020, inizio 2021. Però insomma, io credo che i mercati abbiano già scontato il rialzo dei tassi di interesse, quindi okay, a meno che non ci siano shock particolari, come dicevamo anche con Manuela un paio di settimane fa, non vedo grandi motivazioni di poter scendere, sinceramente. Peraltro vi mostro, intanto però Matteo, visto che non so come mai, ma si è un po' la telecamera si è un po' alzata, e siccome peraltro tu sei insomma alto e largo di spalle, così sembrava invece che fossi piccolo piccolo, quindi, esatto. Per rimanere in tema Hobbit, no? Esatto, perfetto, perfetto, come vedi tutto torna. No, esatto. volevo mostrare agli amici a casa anche di cosa stava parlando Matteo prima quando parlava dell'inflazione in Eurozona sotto il 2%. Guardate questo grafico che va indietro fino negli ultimi 10 anni, e vedete come il 2% ha fatto quasi da resistenza, no? Fino agli ultimi mesi, nel senso che si è sempre mosso, a parte qualche mese tra il 2018 e il 2019, sotto il 2%, anche scivolando insomma in maniera importante come a inizio 2020, ma insomma basta appunto tornare indietro di 10 anni per vedere come più o meno dal 2013 in avanti si è sempre mossa sotto il 2%, come appunto spiegava Matteo. Che poi è anche giusto, no, Giacomo? Alla fine l'obiettivo della Banca Centrale Europea è quello di mantenere un'inflazione intorno ma inferiore al 2%,
Però negli ultimi anni comunque l'abbiamo avuta anche nella media degli ultimi 10-15 anni, ora non ricordo bene l'arco temporale, però intorno all'1,6%, quindi c'è ancora un po' di spazio secondo me di manovra da parte della Banca Centrale Europea per tenere l'inflazione alta. È chiaro che il problema qual è? È che questa inflazione che ci viene data dai dati è effettivamente un'inflazione che reale che noi possiamo vedere tutti i giorni, o quella percepita in realtà è più alta? Perché io credo che l'inflazione percepita sia ben più alta del 3, adesso quando è uscita l'inflazione dell'area euro intorno al 5%. Esatto. Io credo che sia più alta quella percepita, sinceramente. Poi se la Fed, se l'Europa ci dà questi dati qua, dobbiamo stare a questi dati qua. Sicuramente la politica monetaria seguirà questi dati qua. Però se si fa un sondaggio, che sono stati fatti dei sondaggi, non li ho fatti io, anche il Sole 24 Ore ha fatto dei sondaggi in Italia sull'inflazione percepita, diciamo che è ben più alta di quella reale, tra cui inflazione percepita intendiamo quello che percepiamo tutti i giorni, benzina, casa, anche semplicemente andare fuori al ristorante. Quindi è un po' un punto interrogativo questo qua dell'inflazione, no? Tutti dicono che sia più alta rispetto a quella della Fed perché la percepiamo più alta, tutti gli effetti. Non so se ti è capitato anche a te, qualsiasi cosa, spese di casa, a parte adesso le bollette che c'è questo problema per quanto riguarda le materie prime, però c'è stato un rincaro comunque generale dei prezzi, questo io ho Sì, notato. io non so se è tipo l'effetto placebo, tra virgolette, nel senso che a furia di sentire che l'inflazione sale e allora guardando che si vada a fare la spesa, che si faccia benzina o in qualunque altra occasione, si ha la sensazione che qualcosa costi più del solito, ma ripeto, non so se è effetto placebo, diciamo così, ma anch'io ho avuto insomma la sensazione, esattamente la sensazione che dici tu. Detto questo, insomma, ci affidiamo ovviamente ai report che fornisce appunto la Banca Centrale e ovviamente il centro statistico. Segnalo peraltro questa notizia che è di stamattina, ma credo che risalga a ieri, cioè porta la data di stamattina, ma risalga a ieri, Confcommercio sui consumi, ovviamente si parla del 2021, ma settori ancora con cali a due cifre, PIL del 6-2% di crescita, in molti settori cali appunto in doppia cifra, i consumi crescono del 5-1%, ma alcuni settori registrano cali importanti rispetto al 2019. Ovviamente si parla di ristorazione, si parla di alberghi, si parla di turismo, servizi culturali, ricreativi, trasporti, tutti che oscillano tra un 35%, che è quello più forte riguardante gli alberghi, meno 35% ovviamente, a un meno 10% per quanto riguarda abbigliamento e calzature. Tornando a noi, a questo punto, anche insomma sulla base della vostra community, insomma di Oggi Trading, ti chiedo se eventualmente in questa situazione un po' in cui si aspetta che il mercato scenda, qualcuno invece, come detto, pensa che il timore del rialzo dei tassi del tapering sia stato già comunque assimilato, quindi se ci sarà un calo non sarà così forte. Ecco, dove si concentrano soprattutto magari le domande, insomma, della vostra community su Oggi Trading, e se magari sono ancora più specifici, diciamo, quali sono i settori su cui puntare, o addirittura se c'è qualche titolo da cui ci si può aspettare faville, più di un'occasione, insomma, sia tu che Marco ci avete dato qualche indicazione interessante su titoli che effettivamente erano performanti e si sono confermati tali per quanto riguarda l'annata che si è appena andata a concludere. Allora, incomincio con dare un titolo così un po' alla buona, in amicizia. Sì. A me piace molto Ford, ne abbiamo parlato già Mi parecchie volte di ricordo, ma Ford. è un titolo sicuramente che proprio in questi giorni sta facendo parlare di sé e noi ne avevamo parlato in tempi non sospetti. Ne abbiamo parlato quando ancora quotava intorno ai 11-12 dollari, adesso ha fatto da quei livelli un circa un 100%, sta a 24 dollari. È un titolo che secondo me può continuare ancora a fare bene, vedendo quelli che sono tutti i competitors, beh, Tesla anche, però non parliamo di Tesla, ma anche di Rivian, Lucid, queste nuove compagnie che faranno auto elettriche. Ford si sta posizionando in una buona
posizione di mercato, secondo me, ha una buona storia, è un marchio comunque molto valido, e se andrà a convertire una grande parte della sua flotta in electric vehicles, quindi in macchine elettriche, sicuramente può dare del fiato da torcere anche questi nuovi arrivati. E di conseguenza è un titolo che io credo che possa ancora fare abbastanza bene. Adesso è difficile che faccia ancora una performance come quella che ha registrato da quando abbiamo visto l'ultima volta, quindi un altro 100%, vorrebbe dire vederla a $50, quindi una market cap il doppio di quella che ha adesso. Probabilmente non sarà così, però ancora un po' di spazio di crescita io credo che l'abbia. Per quanto riguarda invece le domande che ci vengono fatte più spesso, sono sempre abbastanza le solite, no? Quindi i mercati adesso crollano di qua di là, cosa succederà adesso Ok. sui mercati? Sale questo, sale quell'altro? Io qua rispondo sempre con intanto facciamo una differenza tra a cosa ti interessa sapere se i mercati scendono o salgono, cioè ti interessa saperlo perché fai trading, perché investi sui mercati, perché sono due cose diverse. Se tu fai trading, ovviamente ti interessa la parte molto più veloce, no? Quindi cosa fa il mercato tra 2 settimane, tra una settimana, tra 5 minuti. Se guarda, invece fai investimenti, non ti interessa tanto questa cosa qua, perché gli orizzonti temporali per l'azionario dovrebbero essere circa 7-10 anni, quindi se i mercati scendono, tanto meglio, diciamo. Però quello che su cui possiamo abbastanza rassicurare le persone è che oggettivamente quello che ci dicono sia più o meno la parte macroeconomica, quindi politica monetaria, ormai i mercati hanno scontato abbastanza i 3 rialzi e il primo rialzo già a marzo. Sia quello che ci dicono i grafici, perché poi i grafici alla fine un po' parlano, S&P 500, Nasdaq, DAX, quindi i principali indici che seguiamo noi, sono comunque degli indici, anche FTSE MIB, stanno tenendo benissimo dei livelli a ribasso, e oggi hanno, e anche ieri, l'altro ieri soprattutto, hanno dato delle belle conferme. Di conseguenza, finché non vengono rotti determinati livelli, che possiamo vedere molto banalmente, un Nasdaq che sta tenendo molto bene i 15.200, quindi finché non rompe quei 15.200, che poi noi abbiamo anche fatto un webinar a riguardo di questo, abbiamo una media a 200 periodi sul grafico giornaliero esponenziale, che è una media che insomma non toccava praticamente da che ne abbiamo memoria dal 20. Dal 20 marzo 2020, praticamente quando l'aveva poi rotta con il crollo di marzo, non veniva mai toccata questa media 200, quello è un po' un ultimo baluardo. Finché quella media tiene, allora il mercato può tenere, e abbiamo tutte le conferme macroeconomiche che può ancora tenere questo mercato. Abbiamo dei livelli di liquidità sull'S&P 500 a 4.600 che ieri hanno tenuto e l'altro ieri hanno tenuto molto bene. Che sono delle aree in cui diciamo sono scadute un po', anzi ci sono stati un po' di movimenti sulle opzioni, di conseguenza tutti questi livelli finché non vengono rotti a ribasso non dovrebbero creare grandi problemi, grandi preoccupazioni per i traders e per gli investitori. Poi se si dovesse rompere allora dobbiamo cercare dei livelli un po' più bassi, l'S&P 500 chiaramente il livello più basso sotto abbiamo i 4.470, 4.500, tutta quell'area lì, per poi andarli a rompere e eventualmente vedere anche dei livelli più bassi. Però non bisogna preoccuparsi se il mercato scende, cioè sono tutti movimenti strutturali, i mercati salgono e scendono, questo che bisogna sempre un po' capire, no? Molto chiaro, peraltro abbiamo parlato di Ford, parliamo anche, segnalo quantomeno i dati pubblicati da Volkswagen che nel 2021 ha consegnato 4,897 milioni di veicoli con tutti i sistemi di trasmissioni a clienti di tutto il mondo, è un calo dell'8% rispetto all'anno precedente, ovviamente qui subentrano varie dinamiche, l'abbiamo ripetuto anche più volte, la fornitura dei semiconduttori in primis, i costi insomma per l'elettrico, ma insomma la nota dice che Volkswagen ha ottenuto vendite soddisfacenti in condizioni estremamente difficili. Inoltre, nel 2021 ha raddoppiato le auto elettriche consegnate, oltre a 369.000, quindi saranno 370.000, suppongo, ma sto leggendo poco più di 360, poco meno. Insomma, comunque sia, c'è un più 73% rispetto al 2020, sicuramente è un dato interessante, incluse 106.000 macchine ibride.
ibride con modalità plug-in più 33% e 263.000 completamente elettrici. E qui abbiamo quasi un aumento del 100% per ricollegarci a quanto... Scusate, salute. Rieccolo, grazie. Quanto detto con Ford. E siccome comunque il dato... relativo alla giornata di oggi, guardo oggi Volkswagen che diciamo che accarezza la media 200 per restare in tema, 188,98, appena sotto la media mobile a 200 periodi, ma in una fase laterale se vogliamo guardare le ultime sedute, ma leggermente rialzista se guardiamo il minimo del 30 novembre a 160, adesso siamo a 188, sicuramente insomma dal 30 novembre a oggi si è apprezzata di circa 20 euro e quindi la performance da considerare positiva, anche se nel lungo periodo, come vedete, siamo davanti a un canale insomma che tende verso il basso per un settore, quello automobilistico, che si sta sempre più espandendo. Insomma, tu prima hai citato Tesla, a volte abbiamo parlato insieme anche del titolo NIO, insomma, che vuole essere la concorrente cinese di Tesla. Da questo punto di vista, tu pensi che è un settore che potrà, dato che è sceso tanto peraltro, può essere, qui mi ricollego anche a delle domande che erano arrivate ieri peraltro, pensi che insomma sia un settore che possa risollevarsi nel breve oppure no? Allora, tu hai parlato dei dati di Volkswagen, anche Ford ha registrato comunque dei dati per quanto riguarda le vendite negativi rispetto all'anno precedente, sicuramente sarà anche questo motivo della mancanza, dello shortage dei microchip, di conseguenza non è un dato che deve preoccupare, perché secondo me questo shortage prima o poi verrà assorbito dal mercato, nel senso prima o poi insomma, si troverà la soluzione. In realtà, se noi andiamo a vedere, Tesla è quasi sui massimi storici e forse non è neanche il settore auto diciamo da considerare come tale, cioè Tesla sarebbe riduttivo definirla solamente di quel tipo Tesla di settore. Tech. Tesla è un titolo tecnologico a tutti gli effetti alla fine, no? Come può esserlo Apple, so che produce macchine, Apple produce telefoni, però il concetto secondo me è molto, molto simile. Però se guardiamo Ford ha fatto molto bene, nel senso che non dico massimi storici, però è dei massimi di periodo. Se andiamo a vedere ad esempio Daimler, anche Daimler comunque siamo molto vicina ai massimi di periodo che ha fatto a 90, oggi siamo a 73, quindi un calo praticamente del 17%, ma a fronte di una grande risalita. Stessa cosa BMW. Quelli che stanno scendendo chiaramente sono quei titoli che sono saliti senza motivazioni, perché non hanno dei fondamentali, quindi NIO, XPeng, Rivian. Questi sono titoli chiaramente a cui bisogna stare un po' più attenti. Noi abbiamo allertato un pochino la nostra community. NIO bisogna stare abbastanza attenti, perché comunque le valutazioni attuali, adesso NIO mi pare che quoti diciamo 30 dollari, possono giustificare quello che è effettivamente il valore della società. Ricordiamo che non produce così tanti veicoli come ne produce Ford, come ne produce BMW, come ne produce la Mercedes, quindi Daimler. Di conseguenza questi prezzi possono essere assolutamente giustificati. Perché Tesla vale così tanto? Qualcuno potrà dire che comunque non vende tanto quanto vende comunque qualsiasi altro brand. E NIO, che possiamo paragonarlo a Tesla in versione un po' più piccola, sta facendo così male. Perché Tesla è un brand, è come il Bitcoin, no? Bitcoin è un po' un brand, se possiamo chiamarlo così, un marchio, no? NIO non è un brand come Tesla, non ha un personaggio come Elon Musk dietro, non ha quel brand internazionale che può avere Tesla. Di conseguenza anche Ferrari, se tu vuoi vedere Ferrari, sale molto. Per quale motivo? Perché è un titolo della categoria lusso, è un brand, anche se i fondamentali magari non possono giustificare le sue valutazioni, però ce n'è una di Ferrari. Di NIO ce ne possono essere tante, di Tesla ce n'è una. Di conseguenza ci sta che il titolo vada piano piano a riflettere quelli che poi sono i valori fondamentali, che in questo momento di NIO non sono così grandi, così positivi, ecco, insomma. Quindi chiaro. Quando molti mi chiedono, per concludere questo discorso, NIO si riprenderà. Secondo me i prezzi di NIO sono quelli che dà il mercato in questo momento, cioè vale questo NIO, 30-40 dollari in questo momento. Se poi
produrrà dei dati più positivi, dei trimestrali migliori nel futuro, allora si potrà salire. In questo momento, questo è il valore. Siamo in ritardo, ma chiudiamo con il commento di Pier Ambrogio, che è un altro nostro fedele. Buon Nasdaq a tutti. Purtroppo Tesla è avanti anni luce, bisogna scontare i soldi investiti in ricerca nel balance sheet e il cambiamento strutturale dell'azienda. Io ho chiuso le mie put l'altro ieri, qui io credo si riferisca a Ford, mi correggerà se sbaglio. Io ho chiuso le mie put l'altro ieri con un guadagno di più del 60% e oggi ne ho già acquistate altre per il motivo precedente. Dico Ford perché poi sotto dice Ford, ovviamente. Questo è il commento di Pier Ambrogio. Se vuoi 10 secondi, Pietro, scusami, Matteo, se vuoi commentare il messaggio di Pier Ambrogio, ma brevissimo che siamo in ritardo. Sì, allora Ford sinceramente non so, cioè aver comprato delle put su Ford non credo che abbia prodotto grandi risultati, perché sui massimi storici, cioè quando compri una put tu la fai per guadagnare dal ribasso, al massimo la vendi per guadagnare dal rialzo. Quindi non so se intendesse Ford. Magari sono io che ho sbagliato a interpretare, sia chiaro, perché poi è scritto Ford ovviamente, quindi ho dato per scontato. Però insomma restiamo sulla domanda e poi ci torneremo. Insomma, intanto devo salutarti perché siamo in ritardo e allora grazie a Matteo Talarico, seguitelo sul canale Telegram di Oggi Trading e anche su oggitrading.it. Alla prossima Matteo, ciao! Alla prossima, ciao ciao!